Namaste, grande anima, saluti da Badrinath, dove mi trovo in questo momento che è il paradiso spirituale sulla terra. Forse conoscete questo, è il tempio di Babaji, di Badrinath, di Babaji perché Narayan, secondo le scritture indiane, è diventato Krishna e Krishna Yogananda ha affermato. È diventato Babaji e Babaji ha mandato Yogananda in Occidente per insegnare il vero yoga, il yoga originale. E parte di questo è l'insegnamento del padre dello yoga, interpretare Patanjali. Ho scritto un nuovo libro, Vivere Patanjali. E vorrei raccontarvi qualcosa su questo. Yogananda ha fatto interpretazioni di questo libro più importante dello yoga, si può dire Patanjali, il Yoga Sutra di Patanjali. E 47, credo, erano discorsi ha fatto sui vari Yoga Sutra, in verità solo per i primi 36, 33 sutra. E sono stupende queste interpretazioni, sono di una bellezza e di un'elevazione pazzesca, tutto super luminoso di luce. Purtroppo non possiamo usare queste sue interpretazioni letteralmente perché appartengono alla Self-Realization Fellowship, che però non hanno pubblicato finora queste interpretazioni. Ma quello che ho fatto con questo libro, Vivere Patanjali, io ho preso, adesso è andata via la luce, come succede spesso qua a Badrinath, poi torna e voi guardate un po' al buio. Quindi ho preso questi insegnamenti puri e li ho messi in un dialogo tra Patanjali e un suo discepolo, Yogi Bala. E quindi sutra per sutra, per 33 sutra, domande e risposte per portare l'insegnamento super illuminato di Yogananda su Patanjali. E poi viene detto come applicare Patanjali, questo sutra, nella meditazione, nelle posizioni yoga, nella vita quotidiana. E viene dato anche un esercizio di autoanalisi. Adesso vi saluto. Io spero che potete sostenere questo libro perché forse non avrà così tanti, tanti lettori perché è un libro elevatissimo. E comunque, perciò serve un po' di sostegno. Se potete, sostenete questo libro, comperatelo, studiatelo, è un libro per la vita. È tornata la luce, quindi vi saluto con un po' più di luce così. Tanto, tanto amore da Badrinath. Qui c'è una elevazione spirituale pazzesca e volevo solo dire che ho portato anche da qua, da Badrinath, dei regalini per chi di voi è sostenitore del libro e fa una donazione, avrete da questo luogo stupendo e spettacolare spiritualmente parlando, avrete un regalino carico carico di energia divina che c'è qui perché questa è la dimora di Babaji fino a oggi. Quindi così dice Yogananda nell'autobiografia di uno yogi. E qui si può volare, io la chiamo la space station spirituale. Namaste. A presto.